Fine primo tempo, Celtic Partenope AS di Pineta, risultato parziale 2-1. Andiamo a parlare con qualche protagonista della gara. Allora, con chi parliamo? Il numero 9 delle Celtic, cognome? Fredella. Fredella, 2-1 il parziale. 2-1, come al solito abbiamo preso il primo gol, e penso che abbiamo reagito bene, speriamo di fare qualche altro gol nel secondo tempo. Importante vincere dopo la sconfitta di della settimana scorsa, vabbè, quello era uno scontro diretto, quindi è andata come è andata, però ci rifaremo, speriamo di rifarci anche con quella partita a ritorno. Va bene, in bocca al lupo ragazze, adesso parliamo. Non sai mai. Oggi già. Sì. Vieni. Oddio. 2-1, primo tempo, state giocando molto bene contro un avversario di livello, partita equilibrata. Siete passati in vantaggio, poi cosa è successo? Poi purtroppo gli avversari si muovono molto bene perché per esperienza sanno molto più schemi. Quindi giustamente noi che siamo meno esperte ce le perdiamo ogni tanto, quindi capitano anche disattenzioni come il fatto che non sapevamo. Ho capito, però la prestazione è ottima. Nel secondo tempo cosa fare per cercare un risultato positivo? Cercheremo di difenderci in maniera più decisa e soprattutto cercare di avanzare di più. Va bene, bocca al lupo ragazzi, per essere andato. A dopo l'intervista. Vai! Ok, siamo nel prossimo partito del match Celtic Partenope a Soreta, gara terminata 8-2 per le bianconere. Migliore in campo Oceano, autore di una splendida tripletta, e alla mia sinistra c'è la penna, autrice del primo gol stagionale stasera. Bene, sì. Grande soddisfazione. Parliamo prima con te. Sì. Forse il primo tempo migliore della nostra squadra. Davvero? Sì, 2-1 ho tenuto testa a loro che sono una gran bella squadra. Ci abbiamo provato. Tanta buona volontà, la buona volontà c'è. Sì, però nel secondo tempo. E vabbè, quello poi la buona volontà finisce a un certo punto. L'impegno c'è e poi cara. Per te lo cercavi il gol, diciamo, da settimane. Cioè, è arrivato. Non so come, però ho visto la palla in rete, ho detto vabbè, gol. Una bella zampata in area di rigore. Con le silver, cioè da fare. Sì, vabbè, non le far vedere. No, vai, no, non le inquadriamo. Infatti, le silver. Va bene, una delle particolare. No, alla mia squadra, okay. Alle mie assoreta. Ciao. Adesso parliamo con la migliore in campo, tripletta. Avete cominciato così, passando in svantaggio. Poi avete giocato come sapete e avete vinto meritatamente. Sì, vabbè, all'inizio abbiamo cominciato un po' così, con la testa. Sessuale nonna! Però loro poi hanno giocato bene perché si sono impegnate, quindi onore a loro. Poi nel secondo tempo abbiamo messo le cose a posto. Comunque la cosa importante è che. Vai, venite ragazze, adesso potete venire. E che questa vittoria la dedichiamo al nostro capitano Stefano. Grazie. Scena commovente, direi bellissima. Salutiamo tutte le ragazze. Ciao, alla prossima. Ciao.